Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni da Radio Gamma 5, dove in onda, come ogni giovedì, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E anche oggi, cause e malattie, sono da solo a trasmettere e a fare la trasmissione. Niente, prima di cominciare la trasmissione vi do i nostri indirizzi. L'indirizzo è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, a cui potete chiedere e scrivere per avere informazioni, per avere bollettini, per avere quello che volete. Ricordatevi che noi non chiediamo soldi a nessuno e non prendiamo telefonate in questo momento. Allora l'indirizzo è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. L'indirizzo mio, se qualcuno vuole approfondire, è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Vorrei dare un breve messaggio personale a coloro che mi telefonano a casa e mi lasciano il numero di telefono. Dovreste avere la cortesia anche di dirmi quando vi posso richiamare, che giorno e che ora, perché se magari richiamandovi vi disturbo, cioè essere chiamati a casa da un apprendista stregone o per motivi di stregoneria o di magia o di paganesimo, a qualcuno potrebbe anche dar fastidio, allora sto cercando di non essere invadente. Allora magari, se oltre a lasciarmi nome e cognome e numero di telefono, mi dite anche quando vi posso richiamare, oppure provate voi a richiamarmi, d'accordo? Bene, io ho seguito un attimino le vicende di questi giorni e ricordate che non prendo sulle telefonate, per cui chiunque sta tentando di telefonare non prendo sulla telefonata. Ho sentito le ultime vicende di questi giorni e, come al solito, a noi ci serve sempre ricapitolare quello che già abbiamo detto. Noi sappiamo perfettamente come i Vangeli ufficiali che usa la Chiesa Cattolica altro non siano che delle operazioni politiche che furono fatte fra il 100 e il 300 d.C. Queste operazioni politiche risentono di varie cose, di mescolazione di varie cose. Esiste la dottrina di morte degli Esseni, che fu un tentativo di estendere la dottrina degli Esseni a tutti i palestinesi. Vedi per esempio nei Vangeli gli scontri fra Gesù e i farisei. Il tentativo di mescolarli con l'episodio di vita di un tale Onias, che fu lapidato per varie vicende. Culti. Vengono mescolato tutto questo con dei culti di piante psicotrope, tipo l'Amanita muscaria oppure le piante oppiacee, cioè alcune alterazioni della percezione, e il tutto viene condito a memoria circa un centinaio di anni dopo, in cui gli episodi si vorrebbe farli accadere. E che siano un centinaio di anni dopo, vi citerò da un signore che a me è simpaticissimo, un tale Bratina. Nelle sue regole con gli Esseni, dice: alla stessa stregua, fra le altre cose, troviamo ad esempio in Matteo che Gesù rimprovera genericamente agli ebrei di aver ucciso Zaccaria ben Baracchia, come fatto avvenuto, mentre in realtà avvenne nell'anno 70 d.C., in occasione dell'assedio di Gerusalemme, e quindi ben 37 anni dopo la presunta morte, la presunta data di morte di Gesù, per opera di pochi zeloti facinorosi. Per cui, per aver fatto un errore del genere, il Vangelo di Matteo deve essere scritto dopo il 100. Ma non perché non si possono trovare dei pezzi precedenti al 100 e anche in epoca subito dopo la presunta morte di Gesù, ma perché la confezione del Vangelo di Matteo è una confezione ad uso politico, ad uso strategico. Era un manuale praticamente di comportamento. E ancora, dice sempre, un altro lapsus lo troviamo negli Atti degli Apostoli. Anche gli Atti degli Apostoli sono un documento politico di strategia politica, di strategia di diffusione di una fede, dove si afferma che la rivolta di Teoda avvenne prima di quella di Giuda il Galileo, mentre sappiamo che fu il contrario, e a distanza di 40 anni. Inoltre, per cui praticamente per scrivere gli Atti degli Apostoli e aver inveriguato le cose bisogna allungare di almeno altri 40-50 anni, perché cade la memoria e uno faccia un errore del genere, ipoteticamente. Inoltre, la data sinottica del 15 di Nisan, marzo-aprile, come giorno della crocifissione, non cade un venerdì per tutto il periodo dal 26 al 36 d.C., cioè quando Pilato governava la Palestina. Per cui ci sono un sacco di
stupidaggine dentro i Vangeli. Per cui noi sappiamo benissimo che il figlio di Dio non esiste, è stata una gran stronzata. Però noi come apprendisti stregoni e come pagani non è che ci interessa questo, a noi ci interessa distruggere, mettere in chiaro, far capire che quel nocciolo è un nocciolo distruttivo per il divenire umano. Cioè queste operazioni politiche altro non erano che delle operazioni per assoggettare le persone, per distruggere la loro magia, per distruggere il loro divenire. E storicamente sono state usate esattamente in quel modo. Boh, data questa premessa, vado avanti con la trasmissione di oggi, al quale però ho dovuto fare un'aggiunta all'introduzione. Voglio spiegare ancora una volta perché dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, Gesù di Nazareth è malvagio. Abbiamo già spiegato che per noi la malvagità consiste, il concetto di malvagità nel paganesimo, nella stregoneria, consiste nel bloccare la dilatazione dell'essere nel circostante, mettendolo in ginocchio o asservendolo. Ogni filosofia e ogni credo religioso che tende a sottomettere esseri umani ad una presunta verità è malvagia, in quanto la verità è la misura con la quale l'individuo o l'essere si è sviluppato nel circostante, alimentando il proprio sapere, la propria conoscenza, la propria consapevolezza ed aggiungendo la propria sensibilità. Dunque, non esiste una verità a cui sottomettersi o da raggiungere, esiste una libertà da percorrere e la verità non è altro che vari stadi di libertà che l'individuo raggiunge. Dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, Gesù di Nazareth è malvagio per l'elaborazione di due punti dottrinali fondamentali. Per aver affermato di essere figlio del Dio creatore dell'universo, primo, e secondo, per aver affermato che seguendo la sua ipotetica parola si poteva accedere alla risurrezione della carne. Dal punto di vista del paganesimo non esiste un Dio creatore. Dunque, piegare qualcuno impedendogli di fondare il proprio divenire in quanto ci penserà Dio è un atto di malvagità. L'aggravante consiste nel fatto che il Dio davanti al quale Gesù vuole sottomettere gli esseri umani è un Dio malvagio di terrore. Dice agli esseri umani: o fai quello che voglio io o ti ammazzo. Dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, sottomettere gli esseri umani alla speranza di una resurrezione che non ci sarà mai significa impedire agli esseri umani di usare la propria volontà e le proprie determinazioni per fondare il proprio divenire eterno. In pratica, uno potrebbe anche dire, beh, forse io potrò anche risorgere, però cosa mi interessa in questo momento? Mi interessa usare la mia volontà e le mie determinazioni. Allora, se dice, usa la mia volontà e le mie determinazioni, poi forse un giorno posso anche risorgere, a noi non ce ne fregherebbe niente. Ma la risurrezione è antagonismo a questo, è nemica di questo. Dunque, l'aberrazione consiste nel fatto che Gesù stesso, leggendo i Vangeli ufficiali, non ci credeva e si è ingannato, tant'è che, secondo Matteo, leggete un po' queste cavolo di scritture cristiane, mentre sta morendo afferma: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Eppure è lo stesso che sempre in Matteo, davanti al Sinedrio, affermava, rivolto ai gran sacerdoti: tu l'hai detto, anzi, io vi dico, d'ora in avanti vedrete il figlio dell'uomo sceso a destra dell'Onnipotente e venire sulle nubi del cielo. Per cui è chiaramente una truffa e un inganno. Oltre a questo, vanno citate tutte le malvagità commesse da Gesù per il disprezzo del mondo circostante e per il fatto di considerarsi, in quanto figlio del Dio creatore, padrone del mondo. Questa malvagità viene, ricordo sempre che non prendo le telefonate finché non ho finito l'introduzione. L'introduzione oggi sarà anche abbastanza lunga, non tantissimo però. Questa malvagità viene continuata e ricordatevi che al programma di oggi non avevo in programma questo, sono stato costretto a fare questo tipo di programma per le falsità che qualcuno ha usato. Questa malvagità viene continuata e perpetrata nella storia dalle chiese cristiane e da quella cattolica in particolare, che in quanto sposa di Gesù si ritiene padrona del mondo e gli esseri umani bestiame da disporne a piacere, e la storia dimostra. Oltre a questi esistono discorsi più sottili e per smascherare i quali serve un discorso molto più lungo e articolato, cioè non tutti i passi dei Vangeli si possono smascherare così semplicemente.
Alcuni invece richiedono un'analisi più approfondita, e un'analisi più approfondita c'è nel Gesù di Nazareth, L'infamia umana, un libro da me scritto. Basti pensare alla frase di Gesù in Matteo: ma se qualcuno scandalizzasse uno di questi piccoli che credono in me, è sottolineato, sarebbe meglio per lui che gli si fosse appesa al collo una macina d'asino e fosse sommerso in fondo al mare. Ebbene, questa frase è stata usata dalla Chiesa Cattolica per scandalizzare, mettere in ginocchio, umiliare ogni bambino che non era cristiano. Questa frase dimostra come a Gesù stessero a cuore soltanto chi gli si inginocchiava davanti e non i bambini in generale. Bene, la Chiesa Cattolica come propaganda l'ha usata come amore di Gesù per i bambini. Nelle scuole di teologia ha insegnato a disprezzare, umiliare, schiacciare qualsiasi bambino che non accettasse il battesimo, che non accettasse la sottomissione. Questa è infamia. Dopodiché le parole restano le parole, ma la Chiesa Cattolica provvederà ad usare i ferri roventi nei confronti di chi non si può difendere. Vi ricordo sempre che nella legislazione romana delle 12 tavole, in tribunale non era accettata nessuna prova che fosse storta mediante tortura o mediante violenza. Per cui il mondo romano, fino all'avvento dell'imperatore, non usa la tortura come modo per estorcere confessioni. E questo è il capolavoro della Chiesa Cattolica, che è stata preceduta anche da qualche imperatore prima. Comunque, non ha importanza. Dopo, le parole, ma la Chiesa Cattolica provvederà a usare i ferri roventi nei confronti di chi non si può difendere. L'organizzazione mafiosa messa in essere da Wojtyla contro le donne che volevano abortire in Polonia, prima ancora che il Parlamento polacco abrogasse la legge, sta a dimostrare come la violenza contro i più deboli sia messaggio divino recepito dalla Chiesa Cattolica. E questo deve essere chiaro. Veniamo alle persecuzioni ebraiche. Noi come pagani non impediamo nessun culto, come la storia del paganesimo dimostra. Sono i monoteisti che vietano i culti degli altri individui o popoli. Premesso questo, la descrizione del Dio ebraico è la stessa del Dio cristiano e dei musulmani, e per noi è la stessa immagine il cui fine è distruggere il divenire umano. Il nostro è uno scontro religioso e filosofico. Vediamo i cristiani, fin dal 420, l'imperatrice Galla Placida dichiara: noi perseguiteremo tutte le eresie, gli scismi, le superstizioni dei pagani e le dottrine ostili alla fede cattolica, e perseguita i giudei sottoponendoli a restrizioni umilianti. Fatalità, ho anche qui un piccolo ritaglio di un giornale che dice che tale Ambrogio, fatto santo, nel 388 fa una vera e propria guerra sostiene che l'imperatore non può imporre ai cristiani di Callinicio di ricostruire la sinagoga che avevano bruciato. Capito? Cioè, il diritto di bruciare la sinagoga è emanato da un santo cui i cristiani mettono in ginocchio le persone, tale Sant'Ambrogio. Nel 587 Re Caredo, re dei Visigoti, si convertì all'arianesimo, dall'arianesimo al cattolicesimo, e come omaggio alla nuova religione perseguitò gli ebrei applicando la decisione del Terzo Concilio di Toledo, secondo la quale i figli dei matrimoni misti dovevano essere per forza battezzati. Egli dette inizio ad una persecuzione che giunse al culmine con l'Inquisizione spagnola. I nazisti avevano studiato la dottrina cristiana e avevano appreso dalla dottrina cristiana che si può essere padroni di esseri umani e si può farne quello che si vuole. Solo in questa idea potevano essere costruiti i campi di sterminio. Perché i cristiani confondono lo scontro filosofico ed idee religiose spacciandolo per scontro militare? O meglio, perché spacciano uno scontro filosofico come offensivo nei loro confronti? Si offende Dio o si offende Gesù di Nazareth? Perché i cristiani sanno perfettamente che la loro rivelazione divina è una truffa per distruggere il divenire degli esseri umani. È un messaggio vuoto, imposto da un Dio e da un profeta vuoti. Questo è tanto più vero se si tiene presente che i cristiani hanno sempre, quando hanno potuto, vietato la lettura della Bibbia. Questa doveva essere letta e spiegata dal prete. I cristiani credono soltanto nella misura in cui tutti gli uomini sono in ginocchio, nella misura in cui qualcuno dubita e cerca i contenuti delle loro affermazioni,
la loro fede diventa nulla. E allora si accorgono di avere le mani vuote, si accorgono di aver riposto la speranza nella disperazione. Questo è il motivo per cui i cristiani, nel corso della storia, hanno distrutto tutte le culture che hanno incontrato. E come oggi, attraverso la richiesta di finanziare le scuole cattoliche, tentano di distruggere la cultura raggiunta in questo paese. Certo, quando ci accorgeremo che il progetto è questo, sarà troppo tardi. Cosa temono i cristiani? Temono di dover rispondere davanti alla legge dei loro delitti. In questo paese l'apologia di strage è un delitto di cui i cristiani non rispondono, in quanto la Costituzione garantisce loro di poter seguire il loro culto finché si tratta di culto. Ma la loro azione sociale è spesso uscita dal culto e ha inciso nel tessuto sociale in contrapposizione alla Costituzione. Primo fra tutti il ruolo che i cristiani hanno nelle strutture dell'assistenza pubblica, attraverso il quale impongono con la violenza di una presunta autorità il loro culto. Solo da poco tempo nel Consiglio Superiore della Magistratura si è aperta la discussione se sia il caso di avere magistrati legati ad una fede assolutista. E si sono rifiutati dei magistrati, testimoni di Geova o massoni. Adesso non ricordo esattamente quanti e in che occasione, comunque è molto recente. Forse sarebbe il caso di rifiutare anche magistrati cristiani o cattolici, in quanto il loro credo si oppone ai principi fondamentali della Costituzione. Sia nel concetto di repubblica, i cristiani sono monarchici solo per adorare il loro Dio, sia nella promozione dell'individuo come protagonista del proprio divenire e della ricchezza sociale, i cristiani lo preferiscono in ginocchio davanti al loro Dio. La difficoltà maggiore che incontrano i radioascoltatori nel comprendere quanto noi diciamo è la confusione che fanno fra il concetto di Dio, la cui imposizione hanno subito fin da bambini, è il concetto di divino che, permeando il circostante, qualche volta riescono a percepire. In realtà i radioascoltatori percepiscono alcuni aspetti del divino nel circostante, ma anziché comprendere che quel divino si relaziona con aspetti del divino che è dentro di loro, preferiscono ingannarsi e pensare al concetto di Dio che fin da bambini gli è stato militarmente e violentemente imposto. Prova tu ad andare in chiesa se tua madre non ti spaccava la faccia di schiaffi. Il concetto di Dio imposto dai cristiani e ai nostri radioascoltatori uccide la loro capacità di relazionarsi col divino. Anziché considerarsi divini essi stessi, preferiscono pensarsi assoggettati ad un Dio che li domina e li sorveglia. Qual è la differenza fra un concetto e un altro? Davanti al Dio dei cristiani si è umili e assoggettati al suo volere e per conseguenza a quello di coloro che si spacciano per suoi mandati, le varie chiese cristiane. Davanti al divino si è impavidi e temerari, in quanto divini noi stessi. Davanti al concetto di Dio si distrugge il proprio divenire. Davanti al divino si costruisce il proprio divenire, essendo divini noi stessi. Per questo motivo alcuni radioascoltatori, pur amando quello che noi diciamo, non comprendono la nostra avversione per l'orrore del Dio unico, di cui i cristiani si spacciano per depositari della sua verità. I trucchi con i quali coprire la distruzione del divenire umano a noi non interessano. Per il tentativo di distruggere il divenire, di cui la storia del cristianesimo ne è testimonianza, la descrizione o la volontà di presentare una descrizione di un Dio creatore non è solo una porcheria, non è solo un atto di vigliaccheria, non è solo un atto di assoluta malvagità, ma è il tentativo che i cristiani fanno ancora una volta di trasformare l'intera struttura sociale in un immenso campo di sterminio per offrirlo in olocausto al loro Dio. Il tentativo in atto da parte della CEI di finanziare le proprie scuole nelle quali si pratica massicciamente la messa in ginocchio degli allievi e l'assoggettamento al macellaio di Sodoma e Gomorra è parte integrante di questo piano, che ha già avuto i suoi successi con la distruzione dell'ex Jugoslavia, dell'Albania e dei sistemi sociali dell'America Latina, dell'Africa e dell'Est Europa. Pertanto le persone non percepiscono Dio
ma chiamano Dio il divino degli esseri che li circondano. È solo il terrore cristiano che impone loro attraverso l'orrore che nei loro confronti viene messo in atto fino a quando molto piccoli non si possono difendere di interpretare il divino come la presenza di un Dio parto della fantasia malata di morte di chi si diverte, papa, preti, vescovi e missionari, a distruggere il divenire di chi non è in grado di difendersi, esaltando come santa la pratica di macelleria messa in atto da criminali come Madre Teresa di Calcutta, che anziché agire per cambiare una struttura sociale rendendola più umana, costruisce dei campi di moribondi affinché i miserabili, nel morire, non turbino la coscienza di vigliacchi par suo e del suo Dio. Il divino ci circonda e ci permea. Del divino dobbiamo renderci coscienti, perché la coscienza nel divino ci rende audaci nell'affrontare le cause che tendono ad impedire lo sviluppo del divenire umano. Se ci facciamo divino, non abbiamo paura ad affrontare il divenire, ma se ci mettiamo in ginocchio davanti all'immagine di un Dio malvagio, allora siamo preda delle menzogne di chi spaccia la sua avversione per l'aborto come una battaglia per la vita, anziché per il suo desiderio di possedere schiavi da sacrificare al suo Dio assassino o prostitute da vendere sui marciapiedi d'Europa. Il divino nel circostante alimenta il divino che abbiamo dentro, solo nella misura in cui lo sappiamo riconoscere e nella misura in cui sappiamo chiamarlo a raccolta in ogni istante della giornata, attraverso ogni azione che compiamo. Solo nella relazione col divino che ci circonda possiamo costruire il presente in funzione del futuro che ci viene incontro. Solo facendosi divino possiamo riconoscere il divino che ci circonda e camminare assieme. Per questo motivo alcuni radioascoltatori non comprendono da un lato la nostra passione per l'umanità e dall'altra la nostra avversione sia per il macellaio di Sodoma e Gomorra o per il pazzo che si è spacciato per suo figlio imitandone le gesta. Vedi l'episodio del fico. Quasi tutti i radioascoltatori comprendono la nostra avversione per la Chiesa cristiana e quella cattolica in particolare, ma la nostra avversione contro il suo Dio e il suo profeta non riescono a comprenderla. Questo perché la Chiesa cristiana ha sempre teso a scindere la propaganda con la quale teneva buoni gli esseri umani, parlando di un Gesù buono e di un Dio buono, da quello che insegnava nelle scuole di teologia. La Chiesa cattolica è padrona degli esseri umani e dall'imperatore all'ultimo uomo umile deve sottomettersi. In realtà, umiliare i più deboli per sottometterli è sempre stato l'arte dei preti, salvo usare i più deboli come massa di manovra quando qualche potente tendeva a limitare il suo potere. Il 1948 insegna. È Gesù di Nazareth che dice: «I poveri li avete sempre con voi e potete far loro del bene ogni volta che ne avete voglia». Per Gesù di Nazareth la povertà va coltivata, in quanto i poveri sono delle bestioline da usare per soddisfare i suoi pruriti di golpista. Vedi il tentativo di occupazione del Tempio per il quale è stato condannato. Noi, come apprendisti stregoni e pagani, non partiamo dal presupposto che la Chiesa cattolica sia malvagia in sé soltanto. È Gesù di Nazareth che dice: «E quanto esce da te che ti danneggia», ma che sia malvagia la descrizione del suo Dio col quale terrorizza i popoli e che sia malvagio il suo profeta il cui unico scopo è la distruzione del divenire umano e della sua capacità di percepire il divino che ci circonda. Per questo motivo alcuni radioascoltatori non ci comprendono. Per loro parlare di un Dio malvagio o di un Gesù di Nazareth malvagio dopo 1500 anni in cui i cristiani hanno costretto milioni di bambini a piangere sulle sofferenze inflitte a Gesù, tacendo il fatto che egli ha avuto un giusto processo e una pena giuridicamente corretta, infatti non è stato torturato prima del processo, è stato torturato dopo come parte della pena, anzi è stato fustigato, poi non è stato torturato. Ha avuto un giusto processo e una pena giuridicamente corretta è qualche cosa di incredibile. Per alcuni radioascoltatori sembra quasi che riconoscere un corso diverso degli eventi da quelli imposti dalla Chiesa Cattolica sia quasi un reato. Reato lo commette chi usa un Dio assassino per mettere in ginocchio gli esseri umani. Reato lo commette chi induce i genitori a far battezzare i loro figli distruggendo il loro divenire. Reato è chi fa della menzogna un metodo attraverso il quale mettere in ginocchio gli esseri umani. Reato è commesso dai missionari quando agiscono con metodi e scopi mafiosi per distruggere il divenire degli esseri umani, distruggendo la loro relazione col circostante. Malvagi sono coloro che usano la menzogna al solo scopo di continuare a rendere bambini schiavi, mettendoli in ginocchio davanti ad un Dio assassino. Quando qualcuno viene educato ad ingannarsi e gli si prospetta un modo diverso di vedere le cose,
Ecco subito qualcuno a gridare allo scandalo. Ma dove stava il suo grido? Quando la distruzione del divenire umano entrava dentro il suo essere e i suoi pensieri? Non c'era. Era troppo giovane per accorgersene e per potersi difendere. Si limitava a subire quella violenza, come se fosse una cosa normale, naturale. Ora, per alzarsi dalla posizione in ginocchio nella quale Wojtyla e la sua banda lo hanno inchiodato, e per Wojtyla vale tutti i papi precedenti, è necessaria una forza pari a quella che fu necessaria per costringerlo in ginocchio. Solo che la forza che lo mise in ginocchio è vecchia di molti anni ed è stata fatta da altri. E l'individuo ne ha perso la memoria. Mentre invece per ritornare in piedi occorre una volontà soggettiva, una determinazione soggettiva della persona e riconoscere tutta la violenza che è necessaria, l'autoviolenza più che altro, che è necessaria per mettersi in piedi. Le cose diverse, una persona in ginocchio, le cose diverse la disturbano, disturbano il suo stare in ginocchio. Disturbano le rendite economiche di chi lo tiene in ginocchio. Questo individuo non comprende perché non lo lasciamo in ginocchio in pace, perché lo disturbiamo. Egli non si rende conto che il suo essere in ginocchio ha disturbato il nostro essere in piedi. Il suo essere in ginocchio ha innalzato i roghi per milioni di persone. Il suo essere in ginocchio ha costruito i campi di sterminio. Il suo essere in ginocchio è responsabile dell'orrore. Il suo essere in ginocchio, il suo rifiuto di prendersi nelle proprie mani la responsabilità del proprio futuro, non dell'altro, del suo futuro, sta distruggendo il divenire umano. Sta distruggendo quanto faticosamente gli esseri umani hanno costruito per uscire dall'orrore. Per questo motivo noi, anche se disturbiamo il suo stare in ginocchio, anche se disturbiamo chi trae economicamente vantaggio da chi lo tiene in ginocchio, continuiamo a diffondere un pensiero che lo disturba. Il divenire umano deve essere coltivato, altrimenti si trasforma in orrore. E l'orrore è responsabilità di chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra e di chi trae vantaggio da questa adorazione. Scusate. Un solo istante, per favore, perché ho dei problemi di gola. Bene, data questa premessa, che era una risposta a forzature che sono avvenute in questa settimana, parlerò solo in parte del programma che era per oggi. Per oggi volevo parlarvi della lotta iconoclasta e gli imperativi di Gesù di Nazareth in Giovanni. Dal Gesù di Nazareth all'infamia umana, lettura dei brani. Ricordiamo che il Vangelo di Giovanni altro non sia che un'operazione politica e che non solo non conosca la società ebraica del tempo di Gesù, ma che nemmeno si cura di essere preciso. Il Vangelo di Giovanni viene scritto al solo scopo di riunire le varie comunità cristiane che se ne vanno, ideologicamente parlando, ognuna per suo conto. Innanzitutto Giovanni colloca i farisei allo stesso livello dei gran sacerdoti e del comando sociale, cosa che né Marco né Matteo fanno, in quanto i farisei sono un movimento di pensiero e non un comando sociale. E in secondo luogo usa il termine giudei che non viene usato né da Marco né da Matteo, tanto per mettere in luce alcune diversità. Infatti, di questo brano Giovanni risolve un enigma. Come mai, nonostante tutti i miracoli, Gesù non è stato riconosciuto? Perché Dio aveva indurito i loro cuori. Guarda caso lo stesso motivo per cui il faraone d'Egitto non riconosce nell'opera di Mosè i malefici mandati da Dio. Sembra che questo sia un motivo ricorrente nella propaganda cristiana. La risposta invece è semplice. Mosè e Gesù erano dei millantatori. Per questo motivo non erano riconosciuti per quello che dicevano di essere. Giovanni scrive il suo Vangelo intorno al 300 e non c'è nessuno che lo possa ormai smentire. La direttiva di Giovanni alle comunità cristiane è semplice. Convertire i capi per sottomettere gli esseri umani. Vediamo un po' cosa dice il brano di Giovanni. Ma sebbene avesse fatto così grandi miracoli davanti a loro, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola, non prendo telefonate finché non ho finito, scusate, si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio del Signore, non potevano credere perché Isaia aveva pure detto, egli ha accecato i loro occhi e indurito i loro cuori, affinché con gli occhi non vedano e col cuore non intendano e si convertano e li risani. Per cui praticamente Dio gli ha impedito di convertirsi. Tali cose, disse Isaia, allorché vide la sua gloria ed lui parlò, tuttavia anche molti capi credettero in lui. Allora, o li ha induriti o non li ha induriti. Però per paura dei farisei non lo confessavano, per non essere cacciati dalla sinagoga. Preferivano la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Ed ecco come la necessità di convertire e sottomettere si traduce all'interno della lotta per l'iconoclasta
dove il problema è, per mettere in ginocchio gli esseri umani, usiamo le immagini o non usiamo le immagini. Alla fine della lotta rimasero le mani tagliate e le devastazioni. È interessante vedere come nelle risoluzioni di due concili opposti ci si accusa l'avversario. Allora, portate pazienza ancora qualche minuto. Voglio parlare di due documenti sulla disputa iconoclasta, poi ho finito. La risoluzione finale del concilio di Costantinopoli del 754. Dice la soluzione finale del concilio di Costantinopoli del 754. Sedotti da Satana, gli uomini si erano messi a indirizzare le loro preghiere alle cose create invece che al Creatore. La legge di Mosè e i profeti hanno condannato questo peccato. Per salvare l'umanità, Dio ha mandato suo figlio ad allontanarci dalla venerazione degli idoli e ad insegnarsi ad adorare Dio in spirito e in verità. Satana, non potendo sopportare ciò, riuscì insensibilmente a restaurare l'idolatria nascosta sotto le apparenze del cristianesimo. Ma Gesù, fonte per noi di salvezza, così come un tempo aveva inviato i suoi discepoli apostoli per annientare i nostri errori, nello stesso modo ha fatto sì che i nostri pii imperatori si opponessero alla nuova idolatria. Poiché non poteva ammettere che la Chiesa fosse più a lungo tormentata dalla malizia dei demoni, ha convocato la santa riunione dei vescovi diletti da Dio. Dopo aver esaminato con diligenza le decisioni dei sei concili ecumenici, ci siamo convinti che l'arte colpevole della pittura costituiva un sacrilegio contro il dogma della nostra salvezza. Che fa l'artista ignorante che, per sacrilega avidità, rappresenta ciò che non deve essere rappresentato e vuole dare con le sue sozze mani una forma visibile a ciò che non deve essere creduto che col cuore crea un simulacro e gli dà un nome, Cristo. Cristo significa Dio e uomo, ne consegue che quell'immagine di Dio e dell'uomo egli ha contaminato con audacia insensata la natura divina con la carne creata, in una fusione che non deve mai avvenire. Egli, l'artista sempre, si è reso colpevole di un doppio sacrilegio, aver preteso di rappresentare la natura divina che non deve mai essere rappresentata e aver mescolato la natura divina all'umana. Se si obietterà che siamo nel giusto per quel che riguarda l'immagine di Cristo, a causa dell'ineffabile unione delle due nature, ma non per quel che riguarda l'immagine di Maria, dei profeti, degli apostoli e dei martiri, che sono stati soltanto esseri umani e non partecipi di due nature, risponderemo che se rifiutiamo le immagini di Cristo, dobbiamo rifiutare anche tutte le altre. Basandoci sulla Sacra Scrittura e sui Santi Padri, noi unanimemente dichiariamo in nome della Santa Trinità di condannare, respingere e allontanare con tutte le nostre forze dalla Chiesa cristiana ogni immagine di qualunque materia essa sia composta, frutto del colpevole artificio della pittura. Chiunque in avvenire oserà fare una di queste immagini, venerarla o esporla in una chiesa o in una casa privata, o perfino possederla nascostamente, dovrà, se vescovo, prete o diacono, essere deposto dalla sua carica. Se monaco o laico, sarà colpito da anatema. Incontrerà inoltre i rigori delle leggi civili come nemico di Dio e dei dogmi che i padri ci hanno insegnato. Risoluzione finale del Concilio di Costantinopoli del 754. Bene. Nella prospettiva di una riconciliazione con Roma si colloca invece il Concilio Ecumenico di Nicea, 24 settembre 23 ottobre del 787, indetto dall'imperatrice reggente Irene a Costantinopoli, perché ricordiamoci sono imperatori che gli piace molto Dio, perché così assoggettano meglio la gente, ma trasferito a Nicea per una rivolta di soldati iconoclasti scoppiata nel 786. Il Concilio doveva annullare gli atti della precedente assemblea. Le decisioni del Concilio furono approvate a Roma da Adriano I. Definitiva conclusione del Concilio di Nicea II. Vediamo cosa dicono. Il Santo Grande Universale Concilio, per grazia di Dio e per decreto dei pii cristiani, nostri imperatori Costantino e Irene, sua madre, riunito per la seconda volta in Nicea, in Bitinia, nella Santa Chiesa di Dio, del titolo di Sofia, seguendo la tradizione della Chiesa Cattolica, definisce quanto segue. Alcuni hanno deviato dalla retta ragione, opponendosi alla tradizione della Chiesa Cattolica. Hanno tentato infatti di screditare le immagini dei sacri monumenti dedicati a Dio, seguendo infatti uomini scellerati, cioè la precedente assemblea, il precedente concilio, i precedenti vescovi, e trascinati dalle loro passioni, hanno accusato la Santa Chiesa sposata a Cristo Dio. E non distinguendo il sacro dal profano, hanno messo sullo stesso piano le immagini di Dio e dei suoi santi e le statue degli idoli diabolici. Non potendo quindi il Signore Dio sopportare, cioè il Signore Dio che non sopporta, vabbè, sopportare che i suoi sudditi venissero corrotti da una tale peste, ha convocato con la sua volontà divina, noi da parte nostra,
e consegue, in tal modo seguendo in tutto e per tutto l'ispirato insegnamento dei nostri padri e la tradizione della Chiesa Cattolica, noi definiamo che, a somiglianza della preziosa e vivificante croce, le venerande sante immagini, sia dipinte che in mosaico, di qualsiasi altra materia adatta, debbono essere esposte nelle sante chiese di Dio, nelle sacre suppellettili e nelle vesti, sulle pareti e sulle tavole, nelle case e nelle vie, siano esse l'immagine del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo e quella dell'Immacolata Signora nostra, la Santa Madre di Dio, degli angeli, non sapevo che Dio avesse una madre, questo non mi risulta, degli angeli degni di onore, di tutti i santi e più uomini. Infatti, quanto più compiutamente vengono visti nelle immagini, tanto più quelli che le vedono sono portati al ricordo e al desiderio di quelli che esse rappresentano e a tributare ad essi rispetto e venerazione. Non si tratta certo, secondo la nostra fede, di un vero culto di latria, adorazione, che si è riservato solo alla natura divina, ma di un culto simile a quello che si rende alle immagini della preziosa e vivificante croce, ai santi evangeli e agli altri oggetti sacri, onorandoli con l'offerta di incenso e di lumi, come era uso presso gli antichi. L'onore reso all'immagine, infatti, passa a colui che essa rappresenta, e chi adora l'immagine adora la sostanza di chi è riprodotto. Un giorno magari parleremo delle immagini dei pagani da questo punto di vista. Chi perciò oserà pensare o insegnare diversamente in questo caso, quelli che sono vescovi o chierici siano deposti, i monaci e i laici siano esclusi dalla comunione. Bene, io ho finito di darvi un'idea di che cos'è la Chiesa Cattolica, quella che normalmente si nasconde ai fedeli. La Chiesa Cattolica gli interessa sottomettere. Vediamo un po' queste telefonate. Pronto? Imbecille sei. Grazie dell'imbecille. Bene, mi sono preso dell'imbecille. Naturalmente le cose sono molto interessanti, no? Siccome si ammazzano chi non si può difendere, si mette in ginocchio chi non si può difendere, si distrugge il divino negli individui, allora gli si dà il dell'imbecille a chi cerca di espandere gli individui, a chi cerca di dire agli individui: guardate che voi siete un Dio, quello che vi circonda è divino. Voi potete fare delle azioni magiche anziché mettervi in ginocchio. Per questo io sono un imbecille. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Claudio. Ciao Anna. Ciao imbecille. Dai che sto scherzando. Dimmi tutta. No, sono parolacce da imbecilli. Quelli. Sì. Sai chi sono gli imbecilli? Dimmi. Quello che lo dicono agli altri. Beh, sai, anche questo può essere... Sì, vai. Hai detto una cosa che mi ha colpito. Davvero? Sì. Cioè tu hai detto che battezzando una persona gli distruggi il suo divenire. No, più che altro sono gli astanti che si impegnano a distruggere, a metterlo in ginocchio, cioè continuare nel battesimo, cresima, comunione, mandarlo in chiesa, catechismo, ecco. Tu intendi far vivere una persona nell'ignoranza del cattolicesimo in questo senso, o no? No, una persona, mio figlio conosce benissimo il cattolicesimo, non è mai stata sottomessa, conosce perfettamente un sacco di scrittura, conosce molto bene la Bibbia, era lei che aiutava a fare i compiti in classe ai ragazzi di religione? E non ha mai fatto religione. Bello. Per dirti. Sì. Un'altra cosa, Claudio. Dimmi. Praticamente hai detto esattamente, cioè hai detto giusto quando dici, asserisci che la Bibbia è sempre stato un qualcosa di molto nascosto. Sì. Difatti per il cattolico in genere, cioè io prendo mia nonna. Sì. Se gli dico che a casa ho tre Bibbie, sì? Ne ho tre perché sono di diverse estrazioni, traduzioni, sì. Sì. Lei mi dice che sono di Geova. Cioè lei non ammette la Bibbia, questo non l'ho mai capita questa cosa. Beh, ma, La vede come qualcosa contro Dio, contro Gesù Cristo, la Bibbia. Ma lei è cattolica tua nonna? È cattolica, sì. Probabilmente gli hanno insegnato che la Bibbia va letta soltanto dal sacerdote e interpretata dal sacerdote, è una vecchia cosa che si usava. Che strano, che strano. No, ma questo no, cioè siccome è talmente orribile, cioè effettivamente, cioè per, tu fai conto, no? La cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, no? Mm. Viene fatta passare come un peccato sessuale, no? Invece, se tu leggi letteralmente, viene cacciata perché Adamo ed Eva prendono dall'albero della conoscenza del bene e del male e vengono cacciati affinché non prendano dall'albero della vita eterna, cioè non diventino uguali a Dio, cioè capisci?
Ma ti faccio una confessione. Dimmi. Anche se non sei un prete. Senti, beh, il fatto della mela, io l'ho scoperto 6 anni fa, era un'altra versione, sai, eppure... Quello sessuale? Cioè, che non era un peccato sessuale. Ah, ma sì? Io questo l'ho scoperto. Tu pensi che alcune persone avevano scoperto che un peccato sessuale è stata una conquista? Cioè, per dirti? Sì, ci hanno tenuto nell'ignoranza più patocca, insomma. Esatto. Cioè, a un certo punto una persona che comincia a ragionare o a pensare con la sua testa, si ferma un attimo ad ascoltare quello che dicono, perché quando noi si andava in chiesa si ascoltava senza sentire, non mi si venga a dire il contrario, tranne che i 4 bigotti che... L'importante è che fosse in ginocchio, no? Sì, per carità. E questo fatto l'ho scoperto non più di 6 anni fa e sono sotto la 40 d'anni, insomma, voglio dire, non sono di prima nascita, voglio dire... E però quando mi sono fermata a ragionare su quello che mi dicevano, ho detto: Madonna, ma qua ci si sta contraddicendo. E allora ho scoperto, leggendo la Bibbia, che ne ho acquistato 3 nell'arco del tempo, per vedere se dicevano tutte le cose. Infatti io consiglio a tutti di leggerla, anche se i pagani dicono è un libro orribile da buttare. Sì, vabbè, ma per noi è da buttare perché noi lo conosciamo, capisci? Però è bene che le persone conoscano, ma insomma. Sì, perché ti aiuta a capire ciò che hanno scritto. Certo. Anche perché è un enigma continuo, perché sì, alla fine lo lasci anche lì, perché sì. Tu... Telecom Italia. Sì, buonanotte. Fa finta di niente. Un'altra domanda. Zero. Dimmi. Zero. Hai parlato di Noè. Zero. Di Noè? Non hai parlato di Noè? Non mi sembrava, comunque può darsi, dimmi. Telecom Italia. Era una domanda di Noè che volevo dimmi, dimmi. Fare. Cioè, zero, il zero, famoso diluvio universale, zero, la famosa zero, arca, sì. C'è stata o non c'è stata? Questa no, non l'ho capito. Ah no, ma tutti i popoli hanno sempre avuto leggende di grandi inondazioni, capito? Cioè, tutti, specialmente queste leggende poi fanno presto a prendere piede fra il Tigri e l'Eufrate, perché il Tigri e l'Eufrate straripano, no? Allora magari c'era la paura che il straripamento durasse e si raccontavano storie come se il straripamento durasse all'infinito. Cioè io l'ho vista queste quando sono arrivato là, dopo magari mi dico che sono pazzo, però... No. Per cui erano solo storie da... siccome non sapevo cosa fare la sera, no? Si raccontavano storie. Sono come le storelle che si tramandano. Esatto. Se non c'era la televisione, non è che ne avessero 50 milioni di storie, no? Per cui uno se la dimentica, e quella che avevano se la tramandavano, no? E diventava vera. Comunque, da pochi giorni ho avuto in mano il libro dei Mormoni. Maria Santa Claudia. Senti, voi sapete qualcosa di più decente, ti dico un titolo. Voi, davvero? Dimmi. Ah, ti compri Fuoco del Profondo. Ma di chi è? Di Castaneda. Ah, di Castaneda. È dolcissimo, è un libro attivo. E non è il primo, perché il primo era un po' sballato, diciamo così, perché l'inizio era un po' sballato. Ti prendi Fuoco del Profondo, guarda, ti rilassa, ti fa star bene. Fa star bene. Sì, sicuramente, guarda. Ma sai perché io leggo tutte queste cose? Per conoscenza, per sapere, sì. Per sapere, per vedere cosa. E fai bene. Okay. È una pratica pagana questa, Ah, va bene. Almeno una cosa non ho sbagliato. Ciao. Ciao, Anna, grazie. Ciao. Pronto? Ciao, Claudio. Ciao, Giampaolo. Ci sentiamo... Ci ho sentito io ieri, eh? Sì. Ma sentimi un po', posso chiederti invece io una cosetta a sto giro? Scusa, va bene, dimmelo. Io ha telefonato quel tizio che si spaccia una parte per Flavio, un'altra parte per Sergio, un'altra hai parte. Hai notato anche tu? Sì, ma infatti io in fatalità, oltretutto, la moglie che stava poco bene di schiena, no? Sì. E allora stavo ascoltando, allora io sono arrivato a casa e ho sentito, no? Però di solito faccio fatica a trovare orari decenti per tornare a casa. E niente, cioè, quello là è lo stesso che ha mandato quel paese le casalinghe. Sì, è lo stesso che si è imbarcato, dicendo puttanate su Bergson l'altra volta. Sì. È lo stesso che ha tentato di far passare il paganesimo come nazismo. Mm-hmm. Ho notato anch'io la somiglianza, vero? Strana. No, non è questa somiglianza strana. Infatti Marco si è incazzato a sangue, io ho sentito. Sì. Beh, veramente, cioè, effettivamente se uno doveva avere la misura in cui qual è la molla che fa spingere l'Inquisizione, che fa costruire i campi di sterminio, la vista là, certo, certo. Cioè, dimmi. Comunque io volevo dirti una cosa, no? Dimmi. Io mi chiedo solo, così, a livello, sai che cerco sempre l'istinto in me, no?
E trovo adesso una cosa, no? Ma sta attento, se io primo uomo nasco non so, un milione di anni fa, e quando apprendo una cosa, la prendo, vedo e apprendo e la faccio mia e la adopero, no? A livello manuale, non so, in tutti i sensi. Sì, sì, sì. Ecco, però quello che riguarda l'intimo, faccio questo ragionamento. Perché io devo andare a imparare da un altro che già sbaglia? Se io sbaglio, lui sbaglia, non faccio altro che assommare degli errori, mentre se io continuo per conto mio e adoro un sasso, a un certo punto evolvo, perché in base agli errori che io commetto, e io questo ho le prove su quello, sì, anche nel campo sportivo addirittura, sì, nel campo agonistico sportivo, quando io sbaglio, in base a un errore mi correggo. Certo. E aumento la mia potenzialità. Solo nella misura in cui tu ti vuoi espandere, vuoi crescere. Perfetto, nel circostante, come tu, esatto, dici. Mentre se io copio da un altro, vado a rischio di assommare i suoi errori ai miei. Ma sai, questo mi sembra lapalissiano, mi sembra elementare. Sì, certo, però il problema è questo, no? Non è che tu copi perché tu pensi di copiare. Tu copi perché ti impongono. Cioè, sì, io, ancora, dal punto di vista del paganesimo si dice, no, che bisogna educare l'adulto. Cioè, sì, è l'adulto che deve aumentare la coscienza, la consapevolezza, il sapere, ricercare, sbagliare, riprovare, no? Usare la sua volontà. Perché il bambino impara da questi comportamenti, sì, mentre invece nel cristianesimo il bambino va educato, cioè praticamente al bambino gli si costringe a fare delle cose. Tu gli metti una stecca che venga su dritto in tutto. Esatto, per cui a quel punto il bambino non può più scegliere, capito? Certo, certo. Quando ha già 3 anni non può più scegliere. A me, sai, una pianta che piace in maniera tremenda, qual è? Adesso si scandalizzeranno certi, l'edera. Perché si espande dappertutto e va e gira e